Sono andato a vedere alcuni concerti di flamenco al Festival della Chitarra di Cordova e sono passato per forza da Siviglia, una città che adoro. Mi sono innamorato dell'Andalusia e della sua musica tanti anni fa e, pur mischiandolo con tutte le esperienze che ho fatto, il suo mondo sonoro è quello che preferisco. Siviglia è una città bella e ospitale, con tanti eventi culturali. Mi aggiro in una bella sera per le sue vie del centro. La Giralda, il campanile della cattedrale, risplende nella notte e io mi faccio trasportare dalla fantasia. La mattina successiva faccio un ultimo giro per la città, prima di prendere l'autobus per Cordova. La Giralda è il simbolo della città. Prima di essere un campanile, è stato un minareto. E di questo conserva tutte le caratteristiche, escluso l'ultima parte, in cui, in epoca successiva, sono state aggiunte le campane. Mi sarebbe piaciuto visitare la cattedrale, ma non c'è tempo. Devo andare a vedere il Festival della Chitarra. Cordova mi accoglie con un giardino pieno di piante tropicali. È una città altrettanto bella, il suo centro è pieno di piazze e di negozi. Ero stato qui tanti anni fa a fare un corso di flamenco, ho ancora l'attestato. Il Festival della Chitarra di Cordova compie quest'anno 40 anni. Da sempre legato al flamenco, si è aperto nel frattempo a tutte le musiche chitarristiche del mondo. Quando sono venuto qui nel 1996, il corso era organizzato da Paco Peña, un chitarrista di Cordova che molti anni fa si è trasferito ad Amsterdam. In estate organizzava corsi di flamenco per i suoi studenti. Erano quasi tutti olandesi, ma il corso era aperto a tutti. Le lezioni si tenevano nella Piazza del Potro, dove
dove ancora oggi c'è un centro di flamenco. Durante l'estate qui fa molto caldo. Ci sono viuzze pensate per ripararsi dalla calura, con degli angoli incantevoli. Il mio albergo poi ha un arredamento che sembra veramente di tornare ai tempi del califfato. Il concerto che ho visto è stato un omaggio alla musica di Manolo Sanlúcar. Grazie a tutta una generazione di virtuosi, questa musica ha raggiunto negli ultimi 50 anni un livello tecnico mostruoso. Dopo il concerto mi aggiro per la città. Vado al ponte romano che attraversa il Guadalquivir e mi godo il fresco della sera. Il giorno successivo, al mattino presto, passeggio lungo il fiume. Ritorno al ponte romano. Si vedono ancora le fortificazioni del califfato. La cattedrale campeggia dall'altra parte del fiume. Quindi vado ai giardini reali dell'Alcazar. Alcazar significa castello e la storia di questi edifici è molto antica. Sono di origine romana, ci sono i mosaici che ne testimoniano la storia. Poi, con l'arrivo degli arabi, questo castello è diventato il palazzo reale del califfo. Nel periodo del suo massimo splendore, il califfato di Cordoba si estendeva per migliaia di chilometri. Regnava su 2/3 della Spagna e una parte del Marocco. Questo palazzo conteneva la più grande biblioteca d'Occidente. Gli arabi erano maestri nella creazione di fontane. Per irrigare i giardini hanno costruito un sistema di mulini e acquedotti che portava l'acqua del Guadalquivir direttamente fino al palazzo. Successivamente i re di Castiglia hanno vissuto qui per un periodo e proprio in questo giardino si sono incontrati con Cristoforo Colombo quando è venuto a chiedere di finanziare la sua spedizione. Quello di Cordoba è la sua cattedrale, la Meschita, ovvero la moschea.
diventata moschea quando nel 750 gli arabi hanno invaso la Spagna. La meschita con le sue 1000 colonne è un'esperienza visiva e sensoriale che bisogna provare almeno una volta nella vita. Ai tempi di Carlo V, il clero della città ha voluto inserire una grande cappella al suo interno, rompendo così il ritmo armonico dato dalle 1000 colonne. Al centro è stata eretta una cupola che, svettando, doveva dare il senso della superiorità del cristianesimo. Questa cupola è stata chiamata il crusero, cioè la croce. Ma quando Carlo V l'ha vista ha detto: «Ma che taroccata avete fatto?» Vado a vedere il palazzo di Viana, dal nome dei suoi possessori. Questo palazzo ha la particolarità di avere ben 12 patios al suo interno, ognuno con un suo nome e una sua caratteristica. Alla sera vado a vedere il concerto di un mito vivente del flamenco. Victor Monge, detto Serranito, accompagnato da una band stellare per celebrare i suoi 60 anni di carriera. Ritorno a Siviglia e vado a Plaza de la Encarnación. Qui sono state costruite delle torri stranissime, si chiamano Le Setas. Sono fatte in legno e cemento. Nei sotterranei è ospitato il museo archeologico. A piano terra ci sono dei ristoranti. E sulla terrazza in alto c'è un bar con un belvedere da cui si vede tutto il panorama della città. Ho appuntamento con Natalia Rusiero, che intervisto. Gli chiedo della scena musicale a Siviglia. La scena musicale a Siviglia è molto eclettica e variegata. Tanti stili differenti. Io lavoro soprattutto nel giro del jazz, però c'è molto flamenco, ma anche musica pop e cantautorato. Io posso raccontarti del jazz. Mira, la scena del jazz sta ora. La scena del jazz ora è molto effervescente. Ci sono molti gruppi, molti palchi dove si può fare musica live. Certo, dopo la pandemia tanti locali hanno chiuso, ma tanti sono ancora aperti e fanno musica dal vivo 2-3 volte alla settimana. Io faccio parte di un'associazione qui a Siviglia e organizziamo un concerto jazz ogni settimana in un teatro molto carino del centro. Gli chiedo se qui ci sono molti eventi musicali. Organizziamo un concerto settimanale in questo spazio messo a disposizione dal comune e poi facciamo anche jam session tutte le settimane. Adesso, in estate, stiamo facendo concerti il martedì e al mercoledì ancora jam session. E normalmente ai concerti abbiamo una media di pubblico di 250 persone. Nonostante in estate tante persone se ne vadano da Siviglia per le vacanze, visto il caldo, quelle che restano si stanno affezionando molto al jazz e credo anche che sia per questa continuità di concerti. Quali connessioni ci sono tra il jazz e il flamenco?
Io credo che il jazz, anche se è un genere soprattutto americano, è una musica popolare come il flamenco. E molti musicisti di flamenco si sono interessati al jazz e viceversa. I musicisti fondono questi due stili. E ci sono diversi gruppi che fanno quello che viene definito flamenco jazz. E giovani sassofonisti sivigliani, come Bernardo Parilla o il pianista Chiqui Cienfuegos, sono l'avanguardia del flamenco fuso con il jazz. E cosa significa oggi fare musica in Andalusia? Noi al sud siamo conosciuti per essere molto accoglienti e persone curiose, che si interessano a tutto ciò che è nuovo. Ci interessa la mescolanza, quindi è vero che la cultura sivigliana ha una grande tradizione, ma è anche molto aperta al nuovo, a tutto ciò che è moderno e contemporaneo, per poi fondere tutto insieme. Piazza di Spagna è un altro gioiello, tutto in cotto e maiolica. È stata costruita nel 1929, in occasione della Fiera Iberoamericana di Siviglia. È fatta a semicerchio ed è orientata verso il fiume Guadalquivir, che scorre poco lontano. Si chiama così perché ogni città della Spagna, con la sua provincia, è rappresentata con un quadro dedicato. Vengono raffigurati episodi significativi della storia di ogni città. Eventi patriottici legati alla lotta dei cristiani contro i mori, oppure le battaglie contro l'invasione napoleonica. Siviglia, già città romana con il nome di Hispalis, deve il suo splendore al periodo in cui approdavano i galeoni che solcavano l'Atlantico e scaricavano qui l'oro delle Americhe. Ne sono splendidi esempi il Palazzo della Reale Fabbrica di Tabacchi o l'Archivio Storico delle Indie. Venire a ascoltare il flamenco qui, in Andalusia, non ha paragoni. È come se questa musica qui ti avvolgesse. Inoltre, i suoi stilemi sembrano anche meno lontani da noi e più facili da capire. Ricordo che al corso di flamenco di Cordoba avevo detto all'insegnante che io non volevo imparare il flamenco, ma solo prendere ispirazione per raccontare delle storie. La frase lo aveva fatto un po' sorridere, ma giuro, la ridirei ancora adesso. Arrivederci alla prossima puntata.